Come riporta anche la app di OneFootball, notizia dell'ultima ora, Pepe Reina sta per firmare un contratto che lo lega all'Aston Villa. Sembra ormai siamo vicini alla definizione dell'accordo e dunque Pepe Reina, che prende 3 milioni,5 l'anno, lascerà il Milan. Un risparmio per le casse del Milan, visto che ha ancora un anno e mezzo di contratto, almeno di 10 milioni di euro, ma poi bisognerà trovare soprattutto un portiere, un terzo portiere o un secondo portiere. Ma il Milan perde una grande figura nello spogliatoio. Pepe Reina ha avuto questo abboccamento con il Aston Villa, squadra in questo momento non lontana dalla zona retrocessione, ma una squadra dalle buone ambizioni, che è venuta nella Premier League, è stata promossa l'anno scorso dalla Championship alla Premier League, ha ambizioni, vuole rimanere, gli serviva un portiere. Pepe Reina, che già conosce bene il calcio inglese, accetta questa proposta. E ora il Milan? Beh, adesso il Milan rimane dunque coi due fratelli Donnarumma. Ci sono tre soluzioni. La prima, di promuovere Son Chin, bravo portiere della primavera, come terzo portiere, oppure quella di far tornare Plizzari e metterlo secondo portiere con Antonio Donnarumma terzo, oppure terzo Plizzari e secondo Donnarumma, lì saranno valutazione di Pioli, oppure andare a cercare un terzo portiere sul mercato, portieri che in questo momento magari non sono né titolari né magari giocano molto e quindi potrebbe essere una soluzione. Però con questa via inglese che ha visto Pepe Reina protagonista, potrebbe non essere finita. Piontek se ne è parlato ieri, oggi c'è una novità secondo The Guardian, il quotidiano inglese. Si era parlato di interessamento per Piontek, oltre che del Bayer Leverkusen, anche di qualche squadra inglese. Si era parlato dello stesso Aston Villa, del West Ham, però ecco, attenzione, importante, sembra l'interessamento del Tottenham, un interessamento anche logico. Io commento il Tottenham tutti i lunedì sera su Tele Lombardia, sono andato, come voi sapete, a Londra ad assistere, da tifoso degli Spurs, ad assistere alle partite del Tottenham contro il Brighton e con il Norwich, ma lì giocava ancora Harry Kane. Harry Kane si è fatto male contro il Southampton, un brutto infortunio, il tendine non si sa quando tornerà. In questo momento ho commentato ieri la partita tra il Middlesbrough e il Tottenham e la Mourinho ha messo in questa occasione due punte, Son e Lucas Moura, ma che non hanno peso, non sono centravanti puri, amano svariare, Lucas Moura dietro le punte, Son partendo dalla fascia. Quindi in questo momento il Tottenham ha un problema centravanti, ha un problema bomber, ha un problema di punto di riferimento. Quindi potrebbe essere logicamente interessato a una punta, logicamente interessato a una punta come il nazionale polacco giocatore del Milan. Il Tottenham è una squadra ricca, che però è sempre molto attenta nello spendere il suo denaro. Il Milan meno di 30 non vorrebbe incassare meno di 30. Ma secondo The Guardian potrebbe essere una pista viva. Potrebbe essere per Piontek, è una pista viva per Pepe Reina. Quindi, ciao semaforo rosso, un bravo ragazzo, un grande atleta, un grande giocatore, un grande professionista, un grande portiere che dovrebbe andare all'Aston Villa. Il Milan alla ricerca del terzo portiere, o Son Chin, o Plizzari, o un altro sul mercato. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like. E iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Clerici. Ah, dimenticavo, me lo sono scritto. Negli ultimi due o tre video non è stato possibile per voi mettere i commenti, non certo per colpa mia, ma lo leggo qui per delle dinamiche di YouTube. Un adeguamento alla Children's Online Privacy Protection Act. Mi è dispiaciuto non essermene accorto subito, già da questo video potete mettere i commenti. Tutto è ripristinato come prima, ripeto, mi dispiace non essermene accorto, ma il mio è un canale libero, commenti sempre educati, mi auguro, potete ovviamente mandarli quando volete.